Bene, rieccoci qui, siamo, come vedete, questa casa continua a grondare gioia, felicità, come in Amityville Horror, no? Gronda proprio dalle pareti, come si vede la TV è sempre accesa e stasera abbiamo degli ospiti, eccoli qui. Siamo qui riuniti stasera per guardare l'ultima puntata della trashata dell'anno, Temptation Island, che ora il Luti ci spiegherà di cosa tratta. È un fenomeno culturale importantissimo, ma proprio per la mia crescita personale. È una cosa che a me serve proprio per sentirmi una persona migliore. Senza quel programma lì sentirei solo e proprio perso. Oh, sono le 9:10. È qui il caldo. Ah, è qui sul canale 5. Non era sul cielo. No. Attenzione, Paola ha appena sputato a Irene. E è partito io. Oh, anche a me. Il momento è solenne, quindi prima che cominci io direi di proponiamo un brindisi. Che peggio della fine dell'adolescenza. Secondo me è tutto finto. Sono meglio la data. E di razza la data. Bene, pubblicità, pubblicità per il reality, pubblicità anche per noi, perché insomma dopo un po' io un cardo c'ho la malletta appiccicata addosso. Ecco, sentiamo i pareri stavolta seri per la puntata di Temptation Island. Cominciamo da Paola. Attenzione, perché di solito Paola è sempre quella che ha qualcosa da dire, stavolta invece no, quindi vuol dire che la puntata vuol dire che l'ha colpita proprio. E a tal proposito vorrei dire che si presenta al ristorante da mangiare. Sentiamo Irene, che è qui solo per criticare la puntata di Temptation Island. Ci sono tanti legami. Cos'erano? E poi volevo dire a tutti che domani è il mio compleanno. Ma fino ad ora è stata molto interessante proprio da un punto di vista lessicale. Fatti la testa. No! Insomma, allora, la prima coppia si è rimessa insieme, benché lei abbia smignottato. Ma flirtato peso. Ha flirtato peso, mi dice lui. Ma non mano nelle mutande. Ma che mano nelle mutande? Era petti. Li faceva così sulla pancia. Ha cinque diti nella botta. Hanno flirtato, insomma, così. Lei a lui alla fine l'ha perdonato, l'ha perdonata. Lei ha perdonato lui, non si sa per cosa, però ha fatto un cazzo. Quindi dice era un petting spinto. Quindi niente, ma rimangono ancora Manfredi. E come si chiama l'altro? Ma se te li leghi, io sempre li leghi. Quello c'è il viso, sì. Quando me li sciolgo. Insomma, ve le è rimaste, ve le c'ha la bocca metà tarantino, lui. Allora. Ma Freddy uomo duro. Ha scherzato con le ragazze. Ha scherzato con le ragazze. Cazzo. Vieni, 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 vie
Cioè, ma prete lei il cazzo in mano gliel'ha preso o no? In bocca? Ma no! Ma no! Non è lei! Non è lei! Sono la cadente! Insomma, a parte Temptation Island, noi siamo qui stasera per celebrare anche un altro evento epocale, che è il compleanno della Casilli. Vedete la gioia, no? Sprizza, no? Come sempre, TV sempre accesa, senza audio, stavolta senza audio. E ho anche fatto un regalo alla Casilli.